Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Tra gli eventi culturali cinematografici mondani alla Mostra del Cinema di Venezia, con il défilé dedicato alle sue collezioni storiche, ammirate anche da grandi star come Julia Roberts e il sempre bello George Clooney con moglie, di cui abbiamo già parlato, e gli scenografi premi Oscar Dante Ferretti e Francesco Lo Schiavo, e il direttore della fotografia premio Oscar Vittorio Storaro, anche lui movimentato, hanno movimentato gli ultimi momenti di questa grande mostra cinematografica di Venezia, con principalmente con la Maison Cartier, che è fra gli sponsor principali di questa, di questo festival, con un evento che si chiama The Art and the Graphic of Cinema, con l'assegnazione del celebre Cartier Glory tu filmmaker ricevuto quest'anno dal regista Wes Anderson. E poi si è visto anche un docufilm molto importante, con una performance che verrà presentata anche stasera al Teatro La Fenice, con un concerto di immagini e musica dal titolo Ciao Casanova, con i volti di Marcello Mastroianni, Marlon Brando, contrapposti a icone al femminile come Monica Vitti e Romy Schneider, mentre Storaro ha presenziato alla prima mondiale fuori concorso dell'ultimo film dell'Oscar Woody Allen, che è arrivato anche lui e alloggia ospite del suo solito albergo Hotel Gritti, autore applauditissimo con Storaro, come dicevo prima, che anche ne ha creato la fotografia, di Coup de Chance, che si può tradurre in colpo di fortuna, una commedia esilarante, credetemi, veramente esilarante, in agrodolce, ambientata a Parigi negli anni 70, che ha riportato al festival, diciamo la verità, il sorriso dopo una serie di film disastranti, e con una storia come l'ha definita proprio Woody Allen, il sabato 16, per tante cose, sarà anche in concerto jazz a Roma con la sua band, una storia di crimine e punizione con una massiccia dose di romanticismo attraverso la storia di Fanny e Jen, una coppia di sposini ideali, molto giovani, professionalmente affermati nell'alta società parigina, fino all'incontro casuale di Fanny con Alain, bello come Alain Delon, ex compagno di liceo. Il resto decisamente non ve lo raccontiamo, invitandovi, appena esce il film, di andare nelle sale e di andarlo a vedere. E buon divertimento, naturalmente. Al concorso ufficiale invece ho obiettivi puntati su Priscilla di Sofia Coppola, dove dopo Il Maestro di Bradley Cooper, di cui abbiamo parlato ieri, dedicato al leggendario direttore d'orchestra Bernstein, questa volta tratto dal libro di memorie Elvis and Me, scritto, cioè sarebbe Elvis e io, scritto da Priscilla, l'unica moglie della vita del celebre cantante di Memphis, racconta il rapporto, la vita stessa, dell'unica moglie della star al fianco del re del rock and roll, con il quale fu sposata dal 67 al 1973 e con cui ebbe una figlia, Lisa Marie Presley, deceduta lo scorso gennaio. Sono rimasta colpita, ha detto Sofia Coppola, che torna a Venezia 13 anni dopo il Leone d'Oro nel 2010 per Somewhere. Sono rimasta colpita, dicevo, dal libro, e felice di mostrare attraverso gli occhi di Priscilla, che lo sposò ancora diciottenne, aspetti inediti della vita di un'icona della musica e di un artista, soprattutto di una vita privata e assolutamente inedita. È tutto.